Bella a tutti ragazzi, qui è GTA Pro e in questo nuovo video vi mostrerò un nuovo glitch su come fare soldi infiniti in GTA Online da soli. Prima di iniziare volevo semplicemente invitarvi a mettere un pollice in su a questo video per supportarmi, inoltre iscrivetevi per non perdervi i prossimi glitch. Detto questo, iniziamo subito con il video. Per fare questo glitch vi servirà il bunker, il centro operativo mobile all'interno del bunker, una macchina da duplicare all'interno del bunker, poi vi servirà una base operativa con all'interno della LG RH8. La prima cosa che dovremo fare sarà impostare la mira su mira manuale dal single player, dopodiché dovremo entrare su GTA Online. Una volta entrati online dovremo mettere all'interno del bunker la macchina che vogliamo duplicare. A questo punto ragazzi mettiamo la macchina in questo modo qui come l'ho messa io, dopodiché apriamo il menu di pausa e avviamo un'attività che si trova vicino alla nostra base operativa. Una volta nell'attività dovremo fare partecipa a sessione da un nostro amico qualsiasi, dopodiché ragazzi ci apparirà un avviso con scritto se vogliamo entrare, accettiamo il primo avviso, dopodiché ve ne apparirà un altro con scritto che appunto la mira è diversa, questo avviso semplicemente lo rifiutiamo e magicamente ci saremo teletrasportati vicino alla nostra base operativa. A questo punto ragazzi entriamo all'interno della base operativa e ci richiamo in questa zona della base operativa dove appunto c'è una macchinetta delle bibite. Una volta arrivati qua dovremo premere freccia destra e dopodiché premere il tasto option per aprire il menu di pausa e dovremo premere quadrato su un'attività qualsiasi nella mappa. Quando proveremo appunto ad avviare l'attività ci dirà che non è disponibile, quindi facciamo quadrato cerchio finché appunto non vi apparirà appunto la scritta per avviarla. Quindi appena possiamo avviarla premiamo X per confermare. Una volta fatto ciò vi farà un caricamento infinito e l'attività non partirà. Ora dovremo semplicemente entrare all'interno di una LG RH8 e una volta entrati dovremo fare partecipa a sessione da un nostro amico e appena faremo partecipa a sessione e torneremo nel gioco dovremo iniziare a tenere premuto il tasto R2 e non dovremo lasciarlo per nessun motivo. Dopodiché vi apparirà un avviso con scritto se volete entrare, accettate il primo avviso, dopodiché ne apparirà un altro, rifiutate il secondo e dopodiché ne apparirà un altro ancora e quest'ultimo dovrete semplicemente accettarlo. Dopodiché il gioco vi butterà fuori dalla macchina e dopo alcuni secondi il gioco vi butterà fuori anche dalla vostra base operativa. A questo punto ragazzi dovete aprire il menu di pausa e dovete cercare un'attività che si trova vicino al vostro bunker. Una volta fatto ciò premete quadrato per appunto avviare l'attività e dopodiché fate partecipa a sessione da un vostro amico qualsiasi, accettate il primo avviso e rifiutate il secondo in modo da appunto teletrasportarvi vicino al vostro bunker. Una volta fatto ciò entriamo all'interno del bunker e la nostra macchina sarà ancora lì. Dovremo semplicemente salire nella macchina e una volta che salirete all'interno della macchina la targa cambierà, il che significa che la duplicazione è riuscita. A questo punto dovremo semplicemente entrare all'interno del centro operativo e dopodiché uscire di fuori. Se ragazzi entrando all'interno del centro operativo la macchina dovesse sparire, vi basterà semplicemente entrare nel creatore e dopodiché ritornare online e la macchina ritornerà ad esserci. A questo punto ragazzi la duplicazione è finita, potremo prendere questa macchina e andare a venderla allo Santos Custom e all'interno della base operativa avremo la macchina originale e quindi in questo modo potremo duplicare le macchine e fare veramente moltissimi soldi. E quindi niente, questo video finisce qui, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito a mettere un pollice in su a questo video per supportarmi, iscrivetevi per non perdervi i prossimi video e noi ci vediamo alla prossima, bella!